Oggi parleremo del dialogo tra città e porti, tra città e marine nel percorso di transizione energetica. Entrambe stanno accelerando in questo percorso, ma soprattutto stanno dialogando come non hanno fatto mai in passato e stanno dialogando a partire da una città come Genova, in cui diciamo che il dialogo è partito storicamente nel 2012. I protagonisti di questa trasformazione sicuramente sono tutti gli stakeholder. Questa trasformazione è una call to action in cui abbiamo il player nell'utility, nel nostro caso il più grande player, il più grande operatore per quanto riguarda le rinnovabili, ma dobbiamo anche avere per quanto riguarda il mondo portuale i terminalisti, gli armatori che salgono a bordo di questa trasformazione. Dobbiamo avere i cittadini, che sono i nostri stakeholder, che comprendono l'importanza dell'elettrificazione, della riduzione delle emissioni, ma soprattutto della riduzione dei consumi. Sale a bordo del futuro inizia a Genova con qualcosa anche di molto concreto, perché mettiamo in execution una barca da 7 metri, una barca da lavoro full electric per pulire il mare dalle plastiche, quindi percorso di economia circolare. Parte da una città di mare, quindi parte da Genova, poi arriverà a Como, quindi su un lago, perché non parliamo soltanto di specchi acquei marini, ma anche di specchi acquei fluviali e di laghi. Poi passerà a Venezia, alla Certosa di Venezia, a Gaeta, e si chiuderà ad Ancona. Perché Ancona? Perché questo percorso è anche un percorso in cui una grande azienda come noi, una grande utility, lavora insieme a una piccola impresa come Garbage del territorio. Ed è il nostro obiettivo, quello di lavorare in squadra, di lavorare in filiera per favorire la filiera cantieristica, nel caso della cantieristica green, ma anche la filiera, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, la filiera energetica locale e locale.